Ma secondo te farei giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte o che mi dice altre cose con gli atteggiamenti, i comportamenti? Non sono le parole che contano, sono gli atteggiamenti. Radde da qua su questo non ha mai sbagliato. Per quanto riguarda Chas, non c'era stasera perché c'è qualche situazione di mercato. È stata un'annata dove ci si aspettava molto, dove lui si aspettava molto, dove tutti si aspettavano molto, che dove non è riuscito poi a dare tutto quello che può. E quindi adesso si tratterà di capire qual è la soluzione migliore per noi, la soluzione migliore per lui. Preoccupato no? O meglio, io sono sempre preoccupato. Credo che l'allenatore debba essere preoccupato perché bisogna cercare di alzare il livello, perché negli ultimi anni siamo tornati ad essere protagonisti in Italia e in Europa. Per continuare ad essere a livello delle nostre prestazioni, il livello dei nostri atteggiamenti deve essere altissimo. Credo che la società abbia operato molto bene prendendo giocatori sì giovani, sì di prospettiva, ma giocatori non da costruire, ma giocatori che arrivano già con un bagaglio importante. Mi piacciono come si stanno inserendo, mi piace lo spirito della squadra, mi piace come sta lavorando insieme la squadra, assolutamente. La tournée è andata benissimo per quello che volevamo fare, per quello che volevo vedere in termini di attenzione, di disponibilità, di volontà. Quindi credo che abbiamo le qualità giuste per giocare bene il calcio che piace a noi. Poi è chiaro che sarà il campo a determinare tutti i risultati, tutti i giudizi, ma io sono sicuramente entusiasta di allenare questo gruppo qua, assolutamente, perché ho ritrovato le stesse sensazioni in quelli che allenavo già, che conosco molto bene, in quelli che invece sono arrivati, bravissimi ragazzi, molto contenti di essere al Milan e giocatori di qualità, quindi di più non potevo chiedere. Credo che come sempre ci saranno 6-7 squadre che partiranno con un obiettivo bello chiaro, che è quello di conquistare di nuovo i primi 4 posti che ti garantiscono la Champions League, e noi, come abbiamo fatto negli ultimi anni, partiremo con quell'obiettivo lì. E partiamo soprattutto cercando di vincere la prima partita di campionato. Credo che dobbiamo continuare su questa strada e pensare di fare il massimo da oggi, che è l'8 agosto, mancano 13 giorni per arrivare nel miglior modo possibile alla partita di Bologna, difficile, ma siamo il Milan, vogliamo provare a giocare bene, poi vogliamo provare a vincere.